Buon pomeriggio dallo stadio Fina di Montemiletto per l'inaugurazione di questa bellissima struttura comunale. Siamo qui, diciamo, a reti unificate, c'è questa sinergia tra Prima TV e Irpinia News con Enzo Costanza. Ciao Enzo. Ciao, salve a tutti. Direi, come direbbe Piccinini, eccezionale! Una cosa che ci voleva perché, insomma, siamo qui uniti per l'Avellino. Siamo uniti per l'Avellino, sugli spalti davvero tantissimi bambini, tanta gente, però Enzo, vogliamo provare a fare un'incursione io direi sulle sì. panchine perché siamo davvero a pochi minuti dal fischio d'inizio di questa amichevole tra l'Avellino e l'Avellino Primavera. Vediamo C'è in lontananza. Ma tu dici che ce la rilascia l'intervista? Non lo so, possiamo provare. Proviamoci, noi ci proviamo. Vediamo Vediamo che sta scrivendo degli appunti, forse per la è formazione. molto concentrato il mister. Vediamo al suo fianco il vice Edoardo in bimbo. Ti lascio il microfono, Enzo, giusto per una battuta veloce con il mister, Se possiamo, se se possiamo. possiamo. Vediamo un po'. Ci proviamo. Siamo qui con. Vediamo se è possibile, perché. Mister, una dichiarazione? Sempre veniamo. Sì, ok, perfetto, ok. Allora, tra poco. C'è un piccolo problema, noi ci riproviamo dopo, praticamente. Chissà che problema c'è. Ci proviamo dopo. Noi Siamo rimaniamo nei capitati dintorni, in in un un momento momento critico. un po' delicato. Allora andiamo a vedere, Enzo, se riusciamo a sentire l'allenatore dall'altra parte della Sì. primavera Avellino, Cioffi. mister Renato Cioffi. Ci avviciniamo verso la panchina della primavera, tra l'altro vediamo i loghi dell'US Avellino su questo bellissimo impianto. Vero, molto molto bello, devo dire. Complimenti al comune di Montemiletto perché. Eccolo lì, proprio mister Cioffi che vediamo, tocca il logo dell'US Avellino. Mister Cioffi lo vediamo più tranquillo, più Tranquillo, sereno. Ci possiamo provare con mister Cioffi? proviamoci, mister. Abbiamo provato, mettiamolo in mezzo a mister Cioffi. Abbiamo provato con mister Mezzo è Rovellino. brutto e mezzo. Abbiamo provato con mister Rovellino, ma adesso è ancora impegnato. Però qui vediamo la primavera, insomma, complimenti anche per questa squadra. E oggi sarà una bella giornata. Sì, di sport. Ecco, siamo orgogliosi e fieri di venire qua a inaugurare assieme alla prima squadra con un allenatore importante, con giocatori importanti, e fare assieme questa manifestazione che soprattutto il presidente Cubitoso ci tiene moltissimo perché è la sua terra natale. Quindi bene, vedo i ragazzi che sono contenti di questa cosa, quindi l'avvicinamento ancora di più alla prima squadra. Quindi è uno slogan che fa benissimo soprattutto ai giovani. Enzo, io ci provo tecnicamente perché ovviamente quest'oggi si disputa questa amichevole tra la prima squadra e l'Avellino Primavera. Con che modulo, mister, affronterete la prima squadra? Ah, ti devo riprendere. Parliamo di sistema di gioco, non di modulo. Il modulo è un'altra cosa, però diciamo che il nostro sistema di gioco inizialmente col 4-3-3, forse pure per dare qualche indizio al mister, perché comunque domenica affronteranno una squadra che sembra che giocano con questo sistema di gioco, quindi diciamo che gli vogliamo dare una mano ad allenarsi bene. Ecco, noi siamo abituati appunto a dare i numeri 4-4-2, 4-3-1-2. Questo è il E sistema. questo, Il e questo modulo è il. è, può essere a zona, a uomo, zona mista, quello è il modulo. Il Però no. sistema sono i numeri. In maniera molto così volgare, spesso Sì, noi no, ma diciamo. tutti usano questa parola, però in modo sbagliato. Tra l'altro, noi non daremo indicazioni a mister Novellino se accetterà chissà qualche nostro consiglio. Noi siamo sempre in attesa, Enzo. Ma chi potrebbe decidere quest'oggi questa amichevole? No, io credo tutti, noi ci dobbiamo allenare bene e dobbiamo cercare soprattutto di far allenare bene la nostra prima squadra perché è la priorità. Quindi al di là del fatto che è una festa, sicuramente questa è una partita che poi quando l'arbitro fischia va nel vivo e nessuno vuole fare brutta figura, però credo che noi dobbiamo stare là tranquilli, calmi e cercare di non farli fare male. Chissà se vedremo Enzo, mister Cioffi arrabbiato come mister Novellino in panchina perché è uno show, è una partita nella partita vedere Novellino sulla panchina. Sì, infatti a me però verrebbe in mente Lino Banfi che potrebbe dire, giustamente mister, ma se facciamo un 5-5-5? Oh, giustamente, potrebbe essere una tattica che sbaragliamo l'avversario. Sì, perché giochi in superiorità numerica è perfetto, però credo che
è normale che un allenatore si fa prendere dalla cosa perché nessuno vuole perdere, ma parlo delle partite domenicali perché chi tiene veramente al calcio è impossibile. Io non è che odio, però invidio quegli allenatori che stanno là belli fermi, tranquilli, qualsiasi cosa se la fanno scivolare addosso, io non ce la faccio. Quindi sono un po' come il mister Novellino, un po' focoso, però oggi dai, oggi ci sediamo e ci godiamo lo spettacolo. Perfetto, grazie mille a mister Renato Cioffi, un grande in bocca al lupo anche alla formazione Primavera dell'Avellino che sta effettuando la fase di riscaldamento. Enzo, oggi ho capito modulo, sistema, vedi, cose che io non conoscevo, adesso sto capendo qualcosa in più sul calcio. Noi ci stiamo dirigendo con il nostro operatore Luciano, che salutiamo e ringraziamo ovviamente, verso la panchina dell'Avellino, dove tenteremo, ovviamente ci proveremo. Enzo, io mi affido soprattutto alla tua simpatia, al tuo estro, e casomai gli diamo anche qualche indicazione a mister Novellino, perché mister Cioffi ci ha anticipato che giocherà col 4-3-3. Ci proviamo, vediamo un po' se possiamo. Enzo, ci avviciniamo, vediamo con qualche tuo personaggio, casomai. No, personaggio è meglio di no, però magari con calma e tranquillità andiamo, però lo vediamo impegnato, è bello vedere il mister che è impegnato. State parlando di Angelo, secondo me ci conviene aspettare un poco, perché se no per finire si arrabbia il mister. Vogliamo provare. Ha detto che D'Angelo gioca un quarto d'ora, non lo diciamo niente, siamo traducendo. Ecco qui. Andiamo. Giocate un quarto d'ora, tu, Verde Andemai. Mister Volo, una domanda, possiamo farla? Stavo sentendo, vieni. Stavo sentendo un po' le indicazioni anche per D'Angelo, insomma il terreno di gioco è nuovo, quindi potrebbe creare qualche piccolo problema magari. Ma al di là di questo è normale, è la prima volta che ci giocano. Abbiamo un po' di problemini, però si gioca uguale, tanto... Siamo 24, non è un problema. Io sono molto emozionato, Domenico, perché non so se si ricorda, sono andato a Montemarano a fare l'intervista ai suoi amici, dal signor Monti a tutti quanti gli altri. E abbiamo scoperto, caro Domenico, che il mister è veramente un irpino doc, e voglio dire, le sue origini sono... Va fiero delle sue origini. Sono un taurasi, no? Un taurasi proprio, ecco, perfetto. Proprio doc. Beh, ovvio, come ho detto oggi prima, io sono molto orgoglioso di allenare la squadra della mia città, tra virgolette, e devo ringraziare il presidente che mi ha dato questa possibilità, e sono convinto della scelta che ho fatto. Abbiamo avuto un po' di difficoltà iniziale, adesso però i ragazzi hanno delle qualità per uscire a più presto questa benedetta salvezza, non riuscire a raggiungere questa benedetta salvezza. È ovvio che è sempre difficile, no? Il campionato di Serie B si presenta con partite difficili, ma se noi affrontiamo come lo sappiamo fare, escludendo la partita con l'Avellino, noi possiamo salvarci, insomma, ecco. A posto. Quindi non so se la può aiutare, mister, ma siamo andati da mister Cioffi, ci ha anticipato che giocherà col 4-3-3, quindi le diamo questa indicazione. Questo proprio in esclusiva. Da devo ricambiare un attimino tutto. grazie mille, mister. Grazie altrettanto a voi. Forza lupi sempre. Sempre. Grazie mille a mister Novellino. Enzo, vogliamo provare a fare un'incursione anche sulla panchina. Vediamo Daniele Verde che indica Matteo Ardemani. Matteo Ardemani per la prima volta è seduto in panchina. No, ne ho fatte tante in passato di panchine, ma anche oggi. Novellino no, però. All'inizio qualcuna l'ho fatta, no, giustamente, non stavo bene. Dai. Ora però forse dovrei entrare un quarto d'ora, vediamo il mister che dice dopo. Devi sapere che ovviamente con la tua DAB hai coinvolto praticamente una provincia intera, ma poi ci ha pensato anche Enzo con i suoi video a far emergere ancora di più questa esultanza. I bambini vanno pazzi per questa esultanza, però ci è arrivata anche una richiesta, che c'è un cantante napoletano, Gigione, che vorrebbe sapere se tu magari dopo un gol potresti fare anche la sua esultanza, cioè tipo un sinicò, praticamente era questa...
Quindi spopoleremo sui social ignoranti di sicuro. No, va bene, dai, ci provo. Va bene. Allora facciamo una cosa, domenica. Aspetti, do io una notizia, perché domenica è il compleanno di Matteo Ardemanni. Ah, purtroppo sì. Quindi dobbiamo prepararla qui adesso. Dovresti fare, Gigione fa così, Sinico, allora, provaci un attimo, vediamo un attimo com'è. Sinico, perfetto. Ma io preferisco più così che così, però vabbè. Allora, se segni, va bene, dai. Esultanza. Va bene, mi devi dedicare una canzone però dopo. Sì, no? Chiamiamo Gigione, te la facciamo dedicare completamente. Va bene, vogliamo quindi fare un accenno però, Enzo. No, beh, dai, per Matteo. Lui ha cantato due canzoni. Te la sentite? La Spagnola e Sinico, quindi Sinico è la canzone quella giusta. Poi te la mandiamo su YouTube, te la facciamo vedere. Però c'è anche Cidai che è pronto, So che balla bene anche lui. No, non sono bravo quanto Matteo. In realtà gli ho insegnato io. No, assolutamente. Speriamo che ci faccia questo ballo domenica, visto che è il suo compleanno. Sì. No. Offrirai qualcosa a te, offrirai qualcosa, una torta? Non si può dire, vabbè, allora. Basta che ci... L'importante è che ci offra delle gioie. O no? Gioia. Ottimo, no, scherzo. Tra l'altro vediamo Momo Sumare, anche lui. Così. Momo. Allora? Questa esultanza come ti è piaciuta? È piaciuta sicuramente ad Idris e fra poco lo raggiungiamo. Qual è il nuovo che valerà Ardemagni per il suo gol? Sì, mi sembra una bella cosa. Ma quante ne combina Matteo nello spogliatoio? Fa vivere lo spogliatoio. Abbiamo lo spogliatoio c'ha sempre bisogno di un po' di gioia e lui ce la porta. Eccolo lì. Vai. Falla un po' te adesso. Passiamo da Idris. Lorenzo, ti lascio anche il microfono, perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere Idris proprio pochi giorni fa nei nostri studi a Contatto Sport. Ecco, questo volevamo sapere. Chi è la vittima degli scherzi, insomma, di Matteo negli spogliatoi? Cosa? Come? Perché sappiamo che Moretti, insomma, ne ha parecchie. È Moretti. Tipo abbiamo visto delle borse d'acqua gettate. Sì, Moretti, è lui. A te ha fatto mai qualche scherzo oppure no? Sì, tutti i giorni. Lei fa il casino sempre. Devi dire, chi è il più simpatico negli spogliatoi, a parte Matteo? A parte Matteo. Chi non parla mai? O penso chi non parla mai è più simpatico. A chi ti riferisci? Si può dire questo oppure no? Non lo diciamo. No, tutti simpatici. Dici una cosa sul mister, è un po' si arrabbia spesso oppure è tranquillo? No, è tranquillo. Vabbè, non diciamo nulla perché sennò ti giochi il posto. Sì, è bravissimo il mister. È bravo. Ok, grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao. Grazie mille alla disponibilità, come sempre, dei calciatori dell'Avellino. Nel frattempo partono anche i fuochi d'artificio, Enzo, davvero. Fino hanno avuto paura un po', perché si sono girati tutti, pensavano fosse un attentato, no, ma sono fuochi d'artificio. Attenzione, il pallone è sempre il capitano Angelo D'Angelo in lontananza. Luciano era il capitano Angelo D'Angelo. Se ti giri lo vediamo lì. È lui il colpevole che ci saluta. Ci ha colpito quasi col pallone. Vediamo dopo, magari possiamo andare a intervistare. Ecco, ce le tira appresso, fratello. Vogliamo andare un attimo? Andiamo a disturbare anche Angelo D'Angelo. Ne approfittiamo ovviamente dei fuochi d'artificio. Abbiamo visto anche un elicottero, Forza Montemiretto. Angelo, dopo aver rischiato di far male al nostro operatore Luciano, devi chiedere scusa. No, chiedo scusa, ma devi promettere un gol. Ah, quello sicuramente, magari. Vabbè, siamo una giornata di festa, quindi siamo tutti un po' più gioiosi del solito, quindi ci stanno gli scherzi. È rischiato un po' la vita, però vabbè. I piedi sono quelli che sono. Enzo, vogliamo regalare qualcosa ad Angelo? No, qualche... domandiamo tra i giocatori, insomma, chi è quello più buon tempone, quello che è negli spogliatoi, a parte Matteo, perché l'abbiamo capito che è Matteo, insomma, ma che vi tiene compagnia, che fa più scherzi, chi è? Ma veramente che quest'anno è un gruppo tutto gioioso, siamo lì a fare scherzi dalla mattina alla sera, anzi. Ora come ora veramente che li facciamo proprio apposta, perché da quando che li facciamo che le cose sono andate per il verso giusto, quindi come dire, squadra allegra, Dio l'aiuta, perché ne avevamo bisogno e ne abbiamo bisogno più che mai anche adesso.
Questa famosa cazzimma è arrivata finalmente. Quello bisogna averla, se indossi questa maglia purtroppo devi averla, se no non sei da Avellino. La città, la provincia ti richiede questo, perché è proprio l'essere avellinese che è duro e si dà da fare dalla mattina alla sera. Angelo, ora dovrai rientrare negli spogliatoi perché ci sarà il calcio d'inizio, però Enzo ha fatto partire già il nuovo tormentone, perché in caso di gol di Matteo Ardemani per domenica ci sarà un'esultanza particolare. Sì, vogliamo farla vedere anche a Dub Dance, ma ci sarà l'esultanza Zinico di Gigione. Lui ci ha promesso che se segnerà farà Zinico. C'è solo un capitano, un capitano. È arrivato. Eccolo qui, è arrivato. Lui farà questa esultanza Zinico, Zinico, Zinico. Ah, ah. Questa è la. Tu conosci Gigione? Io la conosco bene questa canzone. Quindi gli farò compagnia. Per provarlo anche tu, Angelo. No. Dai, è solo una prova, solo una prova. Magari vince, fa i gol, ci sa la linea fino a qua e va bene, se no mi vergogno. Grazie mille al capitano Angelo D'Angelo. Enzo, siamo riusciti. Speriamo, noi saremo a Terni. I nostri telespettatori di Prima TV, Tele Nostra, Irpinia News ovviamente seguiranno con la speranza del gol di Matteo Ardemani. Nel frattempo si è riempito qui lo stadio comunale. Fina, ne approfittiamo anche. Daniele puoi venire giusto un secondo? Eccolo qui, Daniele Verde, lo rubiamo dalle grinfie di mister Novellino. Daniele, allora tanta gioia, ci volevano questi sorrisi dopo le lacrime di domenica. Di sabato. Sì, assolutamente, era anche uno sfogo personale, diciamo, e ringrazio tanto chi mi è stato vicino e chi mi sta vicino, perché chi mi conosce bene sa che sono una persona di cuore sensibile, quindi non potevo che trovare un tifo migliore e un pubblico migliore per portarmi avanti. Enzo, Daniele è un po' il compagno di giochi di Matteo Ardemani con la Dub Dance. Dobbiamo istruire anche Daniele. Sì, Daniele, praticamente abbiamo detto a Matteo che se dovesse segnare domenica, al posto della Dub farà una canzone di Gigione e Zinico, cioè Zinico, 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 praticamente. Tu conosci Gigione perché insomma sei sì, napoletano. So chi è, ma non conosco le canzoni del personaggio. Però va bene, se Matteo è d'accordo, speriamo detto che facciamo una bella partita, vinciamo, magari con un gol nostro e lo facciamo insieme, non c'è problema. Volevo fare una domanda, scusa, ho visto un bimbo stupendo in una foto che sarà per sempre bianco-verde, voglio dire, ne sai qualcosa? Sì, me l'hanno mandata a Cittadella, credo. Sì. E mi ha emozionato molto appena l'ho visto e non ci ho pensato due volte a pubblicarla, perché è la cosa più bella del calcio questa, quindi spero che aumenterà questa cosa e andrà avanti per anni e non si sentirà magari solo violenze e quant'altro. Ok, allora noi ti salutiamo e speriamo, insomma, ricordi Gigione, casomai ti si dovesse segnare. Grazie mille a Daniele Verde, siamo riusciti in questa incursione. Non ci hanno detto niente. Assolutamente. Per nemmeno il mister, allora siamo felici. Siamo per questa siamo assolutamente. Il mister che ha detto un Taurasi Doc comunque. Sì. Infatti, tanto Lorenzo, è incredibile, davvero l'accoglienza che c'è stata qui a Montemiletto. Tra l'altro vediamo in lontananza, noi proviamo un'ultimissima incursione con Stefano Tacconi, cerchiamo di avvicinarci appunto a Stefano. Una giornata davvero molto bella di festa e soprattutto il tuo riconoscimento a questa provincia, a questa città, l'Irpinia tutta. Io vengo dalla campagna e quando vieni dalla campagna, quando semini bene, raccogli bene. Io ho seminato bene qua, mi hanno aiutato, mi hanno dato la possibilità di arrivare ad alti livelli e ne sarò sempre fiero. Ecco appunto Stefano, l'Avellino ti ha dato tanto, ma anche tu hai dato tanto ad Avellino, non solo in termini sportivi, ma soprattutto, come dicevamo, in segno di riconoscenza, perché quasi almeno 2-3 volte all'anno sei qui da noi. Sì, quando io vado in vacanza al sud, la tappa è fondamentale dal Malaga e da Sabatino, perché mi ricorda ancora. Io non ho mai pagato una lira da Sabatino, non ci avevamo soldi, oggi è diverso, no? Però io e Juari eravamo sempre a mangiare e non pagavamo mai una lira.
il ricordo più bello che hai di Avellino e soprattutto un ricordo di qualche aneddoto con Sibilia, che ce ne sono tantissimi. La Sibilia, dopo due mesi dal terremoto, mi prende dal barbiere a Mercogliano e mi dice: tacco, ti ho salvata io la vita, a caso fatta io. Cosa ti auguri per l'Avellino in questa stagione? È stato un campionato abbastanza difficile, soprattutto nel girone di andata. Il campionato di Serie B è strano. Quando l'Avellino sembrava nel baratro, poi ha fatto il filotto, era quasi ai playoff. Bisogna avere continuità, se ha due o tre partite importanti può trovarsi anche in playoff. Stefano, più in generale stanno esplodendo tanti portieri giovani, tra questi domenica debutterà con la maglia dell'Avellino anche Luca Lezzerini, che è stato il vice di Tatarasanu con la Fiorentina. Che cosa ti senti di dire a questo giovane portiere, che consiglio gli dai? Io non ho mai accettato consigli perché sono un testone. Tu non li hai mai accettati, però ne puoi dare qualcuno? No, tanto non mi ascoltano, non l'ascoltavo io. È meglio la nuova generazione di portieri o la vecchia allora? Ma sicuramente la vecchia. Poi il calcio cambia, però se dopo 37 anni sono ancora qua vuol dire che è meglio la vecchia. Grazie mille a Stefano Taccone, forza Lupi, forza Avellino. Beh, Enzo, non si è sbilanciato però. Non si è voluto sbilanciare neanche con la TAP. Ebbene, ebbene, allora noi adesso ci spostiamo, andiamo anche tra poco sugli spalti a intervistare un po' andiamo anche noi sugli spalti. Nel frattempo vedete i più piccoli impegnati appunto nel balletto di questo tormentone di Rovazzi. Eccola qui, la DAB si è conclusa davvero nel migliore dei modi questa nostra incursione fatta. Pensavo che non riuscivamo, invece siamo riusciti, dai. Ci siamo riusciti, grazie mille a te, Enzo. Ci vediamo sugli spalti.